caro Rosa, tutti i lupi del branco del Lupus in Game, ben ritrovati all'interno di Football Manager 2016. Riprendiamo una delle nostre due carriere, ovviamente X-Play ne è escluso in questo caso perché non si tratta di carriere, con il Catania quanto miracoloso. Quest'anno siamo ancora terzi in classifica, saldi 4 punti di vantaggio sul Cagliari e 4 punti di svantaggio da questo Matera dei Miracoli, che a quanto pare sta resistendo più del dovuto. Nulla, nessuno si aspettava un campionato così da parte del Matera, soprattutto 50 punti in 26 partite, qualcosa di veramente sorprendente. Il Torino sta marciando come era giusto che fosse verso la Serie A, 10 punti di vantaggio sul Matera non sono indifferenti, soprattutto perché siamo esattamente alla 26esima giornata e abbiamo ancora da giocarci 16 partite, quindi ancora quasi del tutto da giocare il girone di ritorno. Noi abbiamo ormai, come dire, quasi consolidato la nostra permanenza nella categoria, quindi da ora in poi saranno solamente soddisfazioni quelli che ci dovremmo andare a togliere, e speriamo che ce ne toglieremo davvero parecchie. Prima di questo dobbiamo passare dal Giovanni Mecchia, ovvero a Pordenone, trasferta come al solito, reputo sempre le nostre trasferte insidiose, soprattutto quando giochiamo contro squadre che devono ovviamente fare punti per salvarsi e quindi approfittano del fattore campo per poterli fare. Ora, noi, visto e considerato che la partita ormai è imminente, mancano esattamente due giorni, direi di vederci direttamente al prepartita e di organizzare la formazione che scenderà in campo a Pordenone. Questo è il quadro della giornata di oggi, la 27esima per l'appunto. Prima di leggere, diciamo, gli incontri, vi voglio ricordare ancora una volta che è disponibile la pagina Facebook del gruppo Il Branco del Lupus in Game, dove i veri protagonisti sarete proprio voi. Sondaggi, argomenti, discussioni, chiacchiere su tutte le nostre serie, ma soprattutto, ultima novità, sto praticamente premiando tramite dei sondaggi che sono sempre relativi per l'appunto ai protagonisti delle giornate che andiamo ad affrontare sia per il Catania che per quanto riguarda la Fiorentina, do la possibilità al vincitore di fare la formazione, quindi di scegliere personalmente la formazione che dovrà andare in campo nel video successivo. Quindi oggi è già partito il sondaggio, ci sono una serie di nomi che sono già stati votati, quindi vedremo nel corso della puntata alla fine e soprattutto alla fine chi sarà il reale, diciamo, protagonista, che stabilirò a conclusione della puntata. Quadro della giornata, anticipo già giocato, Ternana-Livorno finisce 3-0, Livorno sempre più nelle sabbie mobili della retrocessione, Avellino-Vicenza oggi, Bari-Como, Cagliari-Frosinone, Cesena-Spezia, Matera-Novara, Perugia, Brescia, Pordenone, Catania, Pro Vercelli, Lanciano, Torino, Virtus, Entella e Verona, Spal. Solita formazione per il Catania, con l'unica differenza che abbiamo purtroppo subito l'infortunio per 4 settimane, quindi un mese, da parte di Marco, quindi verrà comunque sia sostituito dal cambio naturale Crivello, quindi a sinistra, in porta Bassi, Meissner, Ferrari e Balasa, Fedicioli, Odier, Cevi e Scarsella, Ripa, Donis, lì davanti ormai coppia consolidata. Stiamo ancora attendendo sviluppi da parte di Khalil, che oggi comunque sia viene con noi in panchina, e vedremo che non sia lui finalmente il protagonista che tutti noi stiamo attendendo. Questa invece è la formazione dei neroverdi, padroni di casa del Pordenone, Domenico in porta, Marchi, Parodi, Barri e Risaliti, Filippini, Mandorlini, Peterzoli, Cattaneo, Orlando e Pozzebon lì davanti. Attenzione a quest'ultimo, un 4-4-2 molto ritirato, ma che potrebbe crearci delle difficoltà. In poche parole, ci stanno affrontando a specchio, quindi facciamo attenzione, facciamo valere le nostre qualità. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato l'ultima volta e buona partita a tutti. Calcio d'angolo battuto da Cevi al quinto minuto, ancora una volta ribattuto, già Catania mette sotto pressione la difesa dei padroni di casa, il colpo di testa qui di Ferrario, attenzione, comincia a nevicare a Pordenone. Non sembra un qualcosa di strano, però c'è anche il sole, a meno che non sia luce artificiale. Pordenone ha avuto una ghiottissima occasione. Pozzebon ancora la bandierina, attenzione, qui la difesa del Catania riesce a liberare con non poca difficoltà. Bassi lascia scorrere questo pallone che non ha creato alcun problema.
Ancora una padrona di casa con Mandorlini, Cattaneo, 25esimo minuto, ancora 0-0 lo stadio Mecchia di Pordenone. Comincia ad intensificarsi anche la neve. Ancora Cattaneo per Orlando, il tiro, la grande parata di Bassi. Grande la risposta di riflessi di Bassi. Un colpo di reni ineccepibile. Pordenone vicino al gol. Ci sta ancora provando la squadra di casa. Adesso il Catania a subire la conclusione di Cattaneo sopra l'incrocio dei pali. C'è la battuta di calcio di punizione, alto sopra la traversa. Ancora calcio d'angolo Pederzoli. Insiste ancora il Pordenone. Cattaneo da fuori area, preferisce appoggiare dietro per Mandorlini che guadagna metri. Si avvicina, Barry. Pressato da Felicioli che gli ruba il pallone, potrebbe adesso ripartire il contropiede con Cevi che lancia lunghissimo per Francesco Ripa che si incone, attenzione, qui troppo egoista Ripa, avrebbe dovuto attendere che la squadra scendesse. 36esimo minuto, partita sostanzialmente equilibrata al momento, ambedue le squadre hanno avuto discrete occasioni, adesso il Catania che cerca di impossessarsi del centrocampo, Felicioli. Questa è una bellissima occasione per il Catania. La palla al centro per Cevi. Cevi allarga benissimo per Scarsella. Scarsella fa un 1-2, supera l'avversario. Lo appoggia ancora per Donis. La conclusione Felicioli per Cevi. Confusione. Poteri, poteri. Attenzione Felicioli. La conclusione alta. Ancora Mandorlini. 44 sul cronometro. Un minuto la conclusione del primo tempo. Probabilmente non ci sarà neanche recupero. Attenzione a Pozzebon. Il tiro. L'illusione ottica mi aveva fatto venire i vermi. Si concludono i primi 45 minuti di un primo tempo abbastanza vibrante. Le possibilità ci sono, ma attenzione perché il Pordenone è presente oggi. Non è assolutamente squadra da sottovalutare. E allora cerchiamo di far entrare qualcuno che possa servire il nostro Donis. Elio Calderini potrebbe, secondo me, fare al caso nostro, anche se il suo umore è un po' scarso, ma un gol potrebbe sbloccarlo. Adesso è Catania. 48esimo minuto, attenzione la botta, subito la parata di Tomei che devia in calcio d'angolo, grande la botta, arrivata proprio al terzo minuto del secondo tempo, siamo ripartiti, ancora qui Ferrario di testa, col piglio giusto, lo stesso Tomei alla battuta della rimessa dal fondo, arriva di testa Meisner, non un bel primo tempo per lui, Mandorlini adesso, si possessa il pallone, serve centralmente Pedersoli che ha spazio, ha tempo per ragionare. Bella questa palla a Pederzoli, ancora il tiro di Pozzebon e la grande parata di Bassi, portiere di alta categoria. Battuta alla tre quarti, ancora Pederzoli al centro, bravo la risposta qui di Ferrario, ottima la prestazione del nostro centrale difensivo, nonché anche capitano. Marchi, ancora dall'altra parte, ancora Meisner che prende questo pallone, ma è insistita l'azione, qui la ribattuta, incredibile il salvataggio, a botta sicura era andato il Pordenone che ancora insiste. Meisner adesso, proviamo a ripartire noi, siamo però lenti. Ci proviamo con passaggini lungo linea, Calderini per Cevi. Cevi che serve il compagno Scarsella, allarga benissimo per Calderini ancora di testa, qui Donis. 75esimo minuto, esce Fabio Scarsella ed entra al suo posto Chico Femenia. Mettiamo un altro pizzico di qualità nelle fasce, vediamo se riusciamo a trarre qualche cosa da questa sostituzione. Mancano 14 minuti più il recupero e ancora il risultato è fermo sullo 0-0 al Mecchia di Pordenone. Scusatemi, Bassi adesso avanza, palla al piede, allarga malissimo, recupera dunque Mandorlini, attenzione per Speziale, Speziale dentro l'area, il tiro completamente fuori, meno male. Tattica offensiva, ci stiamo adesso esponendo al contropiede dell'avversario, ma dobbiamo cominciare ad avanzare, a salire. Ultima sostituzione, facciamo uscire Cevi, stanco, facciamo entrare Luca Lulli al suo posto. Crivello, mancano 7 minuti, 8 minuti più il recupero. Proprio Cevi potrebbe essere l'ultima palla per lui utile. Attenzione a Calderini, qui il tiro, la conclusione, ma arriva Chico Femenia, mette questo pallone insidiosissimo. Barry lo mette in calcio d'angolo. Non ci sarà più Cevi, penso, per la battuta, infatti andrà Felicioli. E si prende tutto il suo tempo, 83esimo minuto. Guarda i compagni al centro, colpo di testa di Meisner al lato.
Si attende solo il fischio dell'arbitro e questa partita che ormai è destinata a concludersi con questo risultato 0-0. Prendiamo un punto da Pordenone, non so fino a che punto ci possa servire. Nulla di fatto dunque, però usciamo indenni, guadagniamo ancora un altro punto, però dobbiamo stare attenti, ragazzi, queste partite si devono vincere. Infatti mi risultano carichi, ragazzi. Va bene, comunque sia. Non siamo riusciti a sfruttare quelle quattro occasioni che abbiamo avuto, ma le ha avute anche il Pordenone, bisogna essere sinceri. Questo dunque è il quadro finale della giornata. Ad Avellino, Vicenza batte Avellino 3-0, a Bari Como batte Bari 2-0, sorpresona, il Cagliari ritorna a vincere, batte in casa il Frosinone 2-1. Stesso risultato da Cesena e Spezia, Matera bloccato in casa dal Novara 0-0, Perugia si avvicina al Catania, batte il Brescia 4-2, Pordenone Catania 0-0. Provercelli Lanciano se ne sono date di santa ragione, finisce 4-4. Torino Virtus Entella, ragazzi, il Torino ormai ha ipotecato, secondo me, la promozione. Batte 2-0 la Virtus Entella. Verona Spal 2-2, ancora un punticino per il Verona. La classifica 63 punti per il Torino che dilaga, Matera 51, 47 per il Catania, Cagliari 45, 44 Perugia, Vicenza e Ternana 43. Adesso le lunghezze rispetto alla settima posizione sono di 4 punti, ci siamo fatti un attimino riprendere. Cesena 41, Spezia 39, Virtus Entella 38, Bari 36 assieme al Provercelli. Alla Provercelli Frosinone e Lanciano 34, 33 Spal, Brescia 32, entriamo nella zona calda. 28 punti Novara, Como 27 al Gancel Verona che comunque si rimane ancora fuori dalla zona retrocessione. Chi ci rientra nella zona retrocessione sono Pordenone e Livorno con 26 punti. Adesso il fanalino di coda è l'Avellino con 22 che ha appena esonerato il suo allenatore. Abbiamo fatto 6 punti nelle ultime 5 giornate, non siamo proprio, diciamo, lucidi in questo momento, però va bene così, l'importante è mantenerci saldi in quella posizione. Il nostro più lo abbiamo fatto, ci siamo, penso, ormai salvati matematicamente. La partita che andremo a vedere oggi sono questi 8 gol tra Provercelli e Lanciano che si sono veramente presi a bastonate. Andiamoceli a vedere, andiamoci dunque a godere questi 8 gol. Provercelli-Lanciano, due squadre che, diciamo, al momento stanno facendo un campionato tranquillo. Questo è un gran bel gol. Gol bellissimo da parte di Vicolo che porta in vantaggio gli ospiti. Gli ospiti che a quanto sembra dalle immagini, dovrebbero anche trovare il raddoppio. Sembra quasi quasi una partita di fine stagione fra due squadre che non hanno più niente da dare al campionato. Arriva il raddoppio, difesa qui della Provercelli in bambola. Segna Luca Di Matteo, scuola Palermo, che mette il raddoppio. Addirittura arriva anche il 3-0. Nevica a Vercelli come aveva nevicato a Pordenone. Piccolo mette a segno la sua doppietta personale, nono gol stagionale, 3-0 per il Lanciano, poi probabilmente ci sarà stato il Vercelli che si sarà risvegliato dal coma. Appoggia per Calvarese, ancora per Ardizzone, sempre per Scavone. Scavone allarga ancora a destra per Calvarese, pressato, mette al centro questo pallone e Di Roberto deve solamente appoggiare di piatto ed è 1-3. Accorcia le distanze da Provercelli che poi, guardate come riparte il secondo tempo. Un Provercelli a tutta birra. A quanto pare, ragazzi, è arrivato proprio il 4-1 del Lanciano. Quindi si può parlare di vero e proprio miracolo Provercelli. Qui probabilmente ci saranno stati 30 minuti di follia da parte del Lanciano che si sarà praticamente suicidato, trasformando una squadra che doveva essere ormai spacciata in una squadra gladiatoria. Ancora Ardizzone, lungo fascia mentre ci sono praticamente due giocatori fuori dal campo. Quindi al momento sono in 10 contro 10. Ardizzone, ancora per Cerri. Cerri mette a centro questo pallone, bellissimo per Spinazzola. Grande gol ancora di Roberto e ancora col piatto. Azione praticamente identica a quella del secondo tempo. Settima rete per lui, doppietta personale. Lo stesso Di Matteo, di Roberto ha consegnato il pallone tramite rimessa laterale. Ancora qui Calvarese al centro, ci crede la Provercelli e fa bene, perché Calvarese mette ancora al centro per Di Roberto, qui è Spinazzola, Di Roberto ricambia il favore,
E Spinazzola accorcia le distanze, arriva poi al 89esimo minuto il pareggio miracoloso della Pro Vercelli, che ormai ovviamente solamente il triplice fischio la poteva fermare da questa risalita eroica. Mustacchio però intanto allarga per Di Francesco. Di Francesco si fa rubare il pallone da Mattiello che lancia Cerri che appoggia il compagno Scavone. Scendono in massa dalla parte destra, ancora qui Cerri. Anticipato, ma arriva Spinazzola per Calvarese, ancora una volta Calvarese al centro e qui Cerri fa un Eurogol e fa impazzire direttamente lo stadio. Finisce dunque 4-4 questa partita vibrantissima. Prossimo avversario sarà il Cesena, quindi big match allo stadio Angelo Massimino. Se non ci sono ulteriori novità, ragazzi, ci vediamo direttamente per il pre-partita. 28esima giornata di Serie B, scenderanno in campo tra non molto Brescia-Verona, Cagliari-Perugia, riflettori puntati allo stadio Angelo Massimino per Catania-Cesena, Como-Provercelli, Frosinone-Spezia, Lanciano-Ternana, il Torino va a Livorno, partita insidiosa, Livorno dovrà dimostrare prima o poi qualche cosa, Novara-Avellino, Spal-Bari, Vicenza-Pordenone e il Matera va a Dentella, in terra ligure, ad affrontare la Virtus. Avversario veramente molto ostico quello che affronteremo oggi, il Cesena per l'appunto, squadra di cui non mi fido assolutamente, nel senso che è abbastanza forte, soprattutto Rodriguez in avanti è qualcosa di straordinario. Oggi in avanti ho l'intenzione di mettere sì Francesco Riva, diamogli un'altra opportunità, assieme ovviamente a Donis, irremovibile, però a destra voglio mettere Kiko Femenia, oggi al posto di Scarsella. Sta giocando veramente molto bene, ma entrambi stanno giocando benissimo, nulla da dire e nulla da rimproverare a questi due grandi giocatori. Per il resto, a livello di tattiche, invece, dobbiamo noi stare con la. No, ancora questo non lo possiamo vedere, lo voglio vedere come l'atteggiamento in campo, però il pressing ne voglio di più e la palla nelle fasce per consentire ai nostri due esterni di poter fare i cross. Più pressing. Va bene così, cercate di sovrapporvi, ok, ritmo di gioco normale, più veloce, con decisione, ok, molto più veloce, per il resto va bene così. 4-3-1-2 il Cesena, in maglia gialla, Calderone, anzi Aiardi in porta, Calderone, Magnusson, Benedetti, Capelli, Zeguardo, Conè, Molina, Bellanzini, fare il trequartista dietro le due punte, saranno Inglese e Rodriguez, ragazzi, due punte di Serie A. Inglese rispettivamente gioca nel Chievo, attualmente Rodriguez nel Cesena, quindi squadra da non prendere assolutamente con le pinze. Dobbiamo quindi entrare in campo, giocare da Catania e quindi cercate di impressionarmi. Si parte. Passo un minuto, il Catania è già subito in avanti. Attenzione qui la grande parata di Aiardi che era pronto a risposta anche Riva. Aiardi che rimette subito in campo. Bala s'appoggia per Kiko Femenia, il ritmo come vedete è più veloce. Stiamo cercando di mettere subito sotto pressione la retroguardia del Cesena. Lo facciamo attenzione con Riba, la grande parata di Aiardi, ancora la palla è lì. Donis appoggia in dove Kiko Femenia, colpo di testa Aiardi. Sicuro, già due occasioni nel giro di un minuto e mezzo. Ottimo l'atteggiamento dei rossazzurri. Lo stadio ovviamente anche dal tifo. Attenzione qui a Capelli. Per Bellazzini, Zeguardo. Bellazzini, ora per Rodriguez per Robert Inglese, la parata di Bassi, grande portiere ragazzi, grande portiere Bassi. Donis la battuta di questo calcio di punizione, la palla però viene respinta, ancora Donis, tiene il pallone, Donis appoggia per Kiko Femenia dentro l'aria, prova il cross ma viene ribattuto, allora riparte Zeguardo, non ci pensa due volte, riesce però a recuperare questo pallone, devo dire, serve Ceri, c'è ancora per Kiko Femenia, lo sapevamo che avrebbe giocato un gran partitone, correzione al centro, Felicioli dentro il tiro, il palo del Catania, il palo di Felicioli all'ottavo minuto. Il ritmo però ancora è velocissimo, Ceri, non c'è un attimo di tregua per Felicioli, allarga subito lui la attenzione Donis, respinge la difesa del Cesena, colpo di testa ancora di Meissner per Ceri. C'è un attimo di tregua, non si riesce a ragionare. Adesso l'azione sulla sinistra, il cross centralmente. Ballazzini riprende il pallone, però Ceri segue però Rodriguez che agguanta, serve Inglese, allarga a destra per Capelli, prova a scendere, a manovrare il Cesena che per un attimo è stato messo alle corde. Qui a Bassi cosa stava facendo? Con Kiko Femenia,
passo a centro, riparatore pressato, Felicioli, insistita l'azione, attenzione ancora Felicioli, Felicioli ancora una volta, Iardi, grande Felicioli oggi. Sempre lui, mette al centro questo pallone, l'ennesimo, ma la difesa del Cesena sembra quasi imperforabile oggi, di più anche di un grande Iardi. Le due squadre stanno affrontando a viso aperto ancora, però il Catania che sta facendo di tutto per portarsi in vantaggio. Il pubblico sta spingendo, il tifo è altissimo, ma Iardi oggi sembra aver messo veramente una chiave a questa cassaforte. Chico Femenia, messo a terra, prende il pallone quindi Calderoni, allarga centralmente per Molina, Zeduardo per Bellazzini, ancora per Calderoni, pressato. Bellazzini allarga tutto a destra per Capelli, attenzione, Conè, Zeduardo, grande possesso palla per lui, Capelli al centro per Inglese, colpo di testa qui, Bassi non rischia, mette in calcio d'angolo. Magnusson, la battuta del corner, attenzione, la palla praticamente assorbola tutta l'aria, tutto palla sa per Chico Femenino. Potrebbe crossare, lo fa, attenzione al centro questo pallone, ancora una volta arriva anticipato, Molina fa ripartire il contropiede della Cesena, stavolta la manovra un pochettino più lenta, Rodriguez, toccato da Ferrari, Meissner, ancora per Rodier, allarga bene ancora per Chico Femenino, si gioca su di lui, attenzione a Donis, il tiro di Donis ancora una volta Iardi, ma che cosa sta facendo Iardi? Felicione dall'altra parte, il tiro ancora Iardi, non ci sto credendo, Iardi imbattibile oggi. 25esimo minuto, ancora il Catania ci prova, Crivello la battuta, cede tutto lo spazio, la porta libera, potrebbe tirare ma non sono questi tiri che impensieriscono Iardi. Un chocolate milkshake per Iardi. 39esimo minuto, partita veramente bellissima, giocata con un ritmo veloce, ai punti vincerebbe il Catania in questo momento che ha avuto più occasioni, grande infatti Iardi che è migliore in campo, ma c'è il gol di Donis! Il gol di Donis! Crolla il Massimino, Donis! E sta segnando un gran gol, ancora una volta qui, quindi il saluto Rita che fa l'assist, Donis con un grande colpo di fine anticipa tutti e anche Iardi che questa volta è impreparato, si è messo a prendere 1-0 Catania, un minuto di recupero alla fine di questo primo tempo, 1-0 per il Catania, la rete di Donis. Andiamo avanti così ragazzi, stiamo facendo veramente bene, una bellissima prestazione, ma il Cesena ha un estremo difensore che è qualcosa di pauroso. Iardi, grande portiere oggi, sembrava quasi imbattibile ma si è fatto però fregare e questo non se lo perdonerà. Ripartiamo nel secondo per il secondo tempo, Bassi batte lungo, Chico Femenia viene però anticipato momentaneamente, attenzione qui, Odier salta male, Bellazzini, Zeduardo pressato, allarga malissimo per il compagno, Balasa recupera questo pallone, attenzione a Cevi, fa partire Riva, non ci sto credendo. Si è divorato il 2-0 Francesco Riva. 60esimo sul cronometro, Catania 1, Cesena 0. Cesena però ci prova. Ancora Zeduardo per Molina, allarga benissimo per Capelli. Capelli mette al centro, attenzione, Bassi. Neanche noi scherziamo per presenza in porta. Bassi e Iardi, che sfida. Ora Cevi che prende questo meraviglioso pallone, lo serve ancora per Chico Femenino, la nostra azione partono di lì, attenzione, ed è il gol di Riva, il gol di Riva, uomo assist e uomo gol, ed è il 2-0, 2-0 Catania al 60esimo minuto, e al momento è lui il protagonista, qui Donis fa l'assist a Riva fa l'assist a Donis, e il risultato è 2-0, i due sono i veri protagonisti di questa partita al momento. Sempre dove siamo ancora bassi, siamo 2-0, ci siamo quasi ipotecati il risultato, ancora Chico Femenia, siamo ancora lì, non siamo appagati, Chico Femenia fa impazzire il terzino sinistro del... Attenzione Ripa, è grandioso, Iardi, ancora Crivello, potremmo mettere KO adesso il Cesena che sembra aver subito il colpo. Odier ancora per Meissner, manovriamo benissimo, ancora a destra per Cevi, ma stavolta anticipa bene Capelli. Bianchi allarga per Garritano che è appena entrato, il tiro di Garritano, la palla sopra la palestra. La battuta ancora Cevi, battuta del, questo calcio di punizione dalla tre quarti, Cevi viene però anticipato, attenzione contro Vedecone, c'è però spazio. Garritano ancora per
Conchi, ma qui Felicioli recupera tutto, fa ripartire velocissimamente Francesco Rita che stoppa elegantemente, fa fuori due avversari, appoggia di fino per Felicioli. Felicioli potrebbe restituirlo, ma invece fa scendere tutti quanti. Là c'è a destra solo Chico Femminile, mette al centro, attenzione, Ripa! Ancora Iardi. Questo risultato, ragazzi, sarebbe potuto essere almeno 5-6-0 se non fosse stato per Iardi. Magnusson, 72° minuto, attenzione qui, Bassi, grande parata. Il Cesena ha rischiato di rientrare in partita, Magnusson però ancora in possesso palla, gli ospiti, Benedetti, oggi sempre per lo stesso Magnusson che allarga centralmente per Capelli, Capelli appoggia per Torregrossa, Torregrossa appena entrato fa qualcosa di inguardabile. Siamo all'84° minuto, ci trova il Cesena qui, Torregrossa, Molina. Il pallone allarga ancora per Capelli, attenzione a questo pallone a centro, ci siamo fatti l'autogol, questo è Meisner, autogol sfortunato, questo è un autogol sfortunato, riguardiamo questa azione, adesso ci saranno 6 minuti di fuoco, li facciamo rientrare noi in partita, Meisner inganna Bassi. Cerchiamo di normale, teniamo palla adesso. Più pressing, va bene così, marchiamo più stretti. Adesso questi ci proveranno. Odier, siamo all'86° minuto. 4 minuti più recupero per i sogni di gloria del Catania. Giungono anche notizie positive degli altri campi perché Cagliari e Perugia stanno pareggiando 2-2. Odier ancora per Recevi. Vediamo chi è che si guadagnerà la palma del migliore in campo. Chico Femenia ci ha provato per un attimo, ma niente da fare. Operiamo una sostituzione, c'è gente molto stanca, facciamo uscire Felicioli, mancano 3 minuti, entrerà Remiga per Martelli al suo posto. 2 minuti di recupero concessi dall'arbitro, 120 secondi per la precisione. Meisner, incolpevole ragazzi, può capitare, in questo caso è stato sfortunato. Ha creato i presupposti per riaprire la partita, ma qui ci stava provando a chiuderla nuovamente Ripa, grande partita per lui oggi. Se la gioca con Donis per la palma del migliore della giornata. Sacrificio per lui, va su tutti i palloni, ancora Riva dovrebbe appoggiare dietro, non perdere il pallone lì perché è importante. Manca 1 minuto e mezzo alla conclusione, appoggia per Meisner, Meisner ancora per Cevi che potrebbe allargare, lo fa per Chico Femenia. E alza la testa, fa un dribbling, mette a centro questo pallone, attenzione che c'era Riva lì. Odier, il tiro di Odier, la traversa, tira il gol! Ed è lui il protagonista indiscusso della giornata. Ed è Anastasios Donis che apre e chiude la partita. Ma qui guardate che bordata all'incrocio dei pali da parte di Odier e Donis, da grande marcatore, mette in porta il sigillo. Ed è 3-1. Donis, protagonista assoluto della giornata. Ed è lui, quindi festeggeranno coloro che lo hanno votato. Sembra quasi scontato, ma raga, non si può fare nulla. 9.1, migliore in campo. Come non dargli ragione? Sono molto felice del risultato e di come abbiamo giocato. L'ambiente è sereno e i presupposti per fare bene ci sono tutti. 3-1 allo stadio Angelo Massimino e il Catania fa fuori il Cesena. I risultati della partita di oggi a Brescia. Verona batte Brescia 2-1. Il Verona sta cominciando a marciare bene. Cagliari e Perugia bloccate 2-2, Catania batte Cesena 3-1, Como Provercelli 1-1, Frosinone Spezia 1-1, Lanciano batte Ternana 1-0, il Torino cade al Livorno contro l'altra Granata 4-2, grande risultato per il Livorno che non molla comunque la presa, il Novara fa un ottimo risultato, batte l'Avellino 1-0, viene sempre di più affossato. A Ferrara, Bari batte Ferrara 4-2, ritorno alla vittoria per i pugliesi, Vicenza Pordenone 2-1, Virtus Entella 1, Matera 2, ne approfitta dunque di questo risultato. Questa è la classifica, Torino 63 punti, ripristinate nuovamente le distanze di 9 punti dal Matera che è a 54, Catania 50, si allontana dal gruppetto adesso formato da Cagliari e Vicenza che... Attenzione, Vicenza che si fa vivo adesso al quarto posto, in virtù di 12 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. 46 punti dunque per Cagliari e Vicenza, Perugia 45, Ternana 43, Cesena 41, Spezia 40, 39 per Bari, Virtus Entella 38, Provercelli e Lanciano 37, Frosinone 35, Spal 33, bello questo balzo in avanti per la Spal.
Brescia 32, 31 punti per Novara, tallonato dal Verona a 30, esce momentaneamente dalla zona retrocessione di Livorno, ci rientra il Como con 28, quindi bella questa situazione, questa alternanza nella zona bassa. Pordenone 26, perde un po' di terreno e l'Avellino, ragazzi, sembra essere la squadra, diciamo, più accreditata per farsi perlomeno i playout. La partita che ci andremo a vedere per l'appunto oggi sarà la sconfitta del Torino 4-2 a Livorno, quindi godiamoci questi altri 6 gol. Subito vantaggiato, porta in vantaggio il Livorno al 18° minuto, quindi esulta il popolo amaranto. Ma Sanchez Emiño cross al centro, mette questo pallone bene, arriva Parigini, sempre per Sanchez Emiño. Ci riprova, mette al centro questo pallone, salta più in alto di tutti Parigini e mette il sigillo decimo suo personale ed è 1-1. Partita che sapevamo l'anno scorso, cioè l'anno precedente, si disputava in Serie A, oggi invece si gioca nel campionato cadetto, ma sono due squadre che stanno facendo un campionato totalmente opposto. Questo è vantaggiato che mette a segno il 2-1. Si apre poi il secondo tempo con i viaggianti ex proprio del Catania. Se ben dietro Razak, ancora per Maicon. Maicon, bella questa palla per Galeano. Galeano non ci pensa due volte, alle spalle del portiere Padelli, mette il terzo sigillo della partita. Torino sembra quasi spacciato, ma riapre subito le marcature con questa palla. Recuperata però da Perucchini. Perucchini chi è? Ora vantaggiato di testa per Sanchez Emiño. Chiosa. Provato ad allargare, ma a quanto pare oggi la partita è stata vinta a centrocampo. Sembra qualcosa di brutto da dire visto i nomi. Questo è un gran gol ancora vantaggiato. Che giocatore. Bel tiro di vantaggiato veramente. Quindicesimo sigillo per lui. 4-1 addirittura. E poi arriva ancora la risposta, ancora Parigini, ma che attaccante è questo? Teniamolo sott'occhio, undicesima rete per lui. Dunque finisce 4-2 per il Livorno, cade il Torino, terza sconfitta per il Granata, ma a quanto pare ledono veramente poco. La situazione di classifica comunque rimane di 9 punti di vantaggio rispetto alla Matera. Prossimo incontro del Catania sarà alla Spezia, partita veramente interessante. Vi invito dunque a seguire la serie continuando ad iscrivervi al canale e vi informo oggi che è stato sancito il protagonista e giocatore della giornata che è Anastasios Donis. Quindi coloro che hanno votato nel gruppo Facebook del branco del Lupus in game avranno il privilegio di i primi due nomi, ho detto ragazzi, i primi due nomi. Di creare la formazione, il primo per la prima partita che andremo a fare, il secondo per la seconda partita che andremo a fare. Quindi ragazzi, io non devo fare più niente, le formazioni le farete voi. Ma mi raccomando, facciamole bene queste formazioni perché guardate la classifica, siamo a 4 punti dal secondo posto, che significa promozione diretta in Serie A. Non sottovalutiamo questo dettaglio. Ragazzi, da Lupus in Game è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!